Giuliano Ferrara ha fatto un rap e ha messo il video su YouTube. Meno male che appena è partito il video subito è scattato l'antivirus, altrimenti mi si escortizzava o mi si psicoanalizzava il PC. Sono cose tremende, ragazzi. Cioè, questo è un attentato alle orecchie degli italiani. Questo che si è messo a fare il rap, cosa che se l'hanno sentito un attimo 50 Cent, Jovanotti, J-Ax, hanno avuto un attacco acuto di diarrea. Cioè, ragazzi, questo ha procurato un effetto tremendo. Anche la natura si è ribellata. Per fortuna c'era stata una giustizia divina. Pensate che dopo, guardate la strana coincidenza, lui fa il rap e poi nevica a Roma. A maggio nevica a Roma. Queste sono conseguenze disastrose del buco dell'ozono, non soltanto perché Giuliano Ferrara ogni tanto che si dà delle arie inquina, ma anche quando prova o tenta a fare queste canzoncine, questo non rap. Allora vi rendete conto che se nevica a Roma un motivo ci sarà, perché bisogna congelare questa politica sporca. Basta, io non ne posso più. E allora perché soltanto per il solo fatto di aver sentito questo video di Giuliano Ferrara dove fa il non rap, io sono invecchiato di altri 10 anni, mi sono venuti i capelli ancora più bianchi di quanto non li abbia. Ma voi vi rendete conto? E poi se ne escono fuori che ci sono cose tremende perché hanno osato carpire i segreti del Vaticano. Infatti adesso è partito, abbiamo scoperto, dopo il terzo segreto di Fatima esce fuori il quarto segreto di Fatima. Infatti il Vaticano ha iniziato subito un processo di beatificazione per Jessica Fletcher, la donna in giallo! Vi rendete conto? Perché grazie a lei sono riusciti a prendere il responsabile, il colpevole che ha trafugato i segreti del Vaticano. Ah, i segreti del Vaticano. E chi era? Il maggiordomo.